Io sono Giovanni Napoli e faccio praticamente parte di Funky Junk Milano e mi occupo di questo settore, il settore Eurorec. Per chi non lo conoscesse, Funky Junk è una realtà che esiste da ormai più di 10 anni ed è specializzata nel pro audio, quindi tutto quello che riguarda i sistemi da studio di alto livello, banchi SSL, PA, compressori, equalizzatori e ascolti comunque da studio. In questi ultimi anni abbiamo visto il crescente interesse su questo formato di sintetizzatori molto particolare e visto che è una cosa molto legata al pro audio, sembrano quasi delle attrezzature che trovate all'interno di uno studio, pensate ai launch box delle PA in formato 500, sono più o meno simili. Voi avete la possibilità di comprare un case vuoto con l'alimentazione e decidere i vari moduli da inserire in base ai vostri gusti. Ci sono moduli che sicuramente sono stati creati con dei criteri molto base, quindi l'oscillatore classico in stile Moog, il filtro in stile Moog, invece ci sono altri moduli che sono del tutto concepiti in una maniera quasi astratta, fanno delle cose totalmente differenti da quello che è la classica sintesi analogica. Allora, io volevo partire con questo seminario di oggi facendo un piccolo excursus storico. So che sicuramente direte no, non voglio sentire cenni storici o cose del genere, però è quasi fondamentale, diciamo, capire quello che c'è stato prima fino ad arrivare a questo tipo di macchine per apprezzarle. Perché oggi comunque siamo bombardati da tantissimi VST, programmi, sintetizzatori di ogni tipo, però la base di tutto questo si rifà intorno agli anni 60, ai primi 60, e fondamentalmente erano in due le grandi persone che hanno, diciamo, cambiato il mondo della musica, perché comunque gli strumenti elettronici hanno cambiato il mondo della musica classica, quella che conosciamo, quella del Novecento. La storia di questi sistemi parte dagli anni 60. Fondamentalmente è nato tutto, diciamo, grazie a due persone che sono Bob Moog e Donald Buchla. Non so se avete sentito il secondo Buchla, è quello un po' più particolare dei due. Moog ha iniziato praticamente la sua storia nel mondo della musica creando il Moog Modular, ma lui già era forte della sua esperienza fatta nella costruzione dei theremin, dei primi theremin, basandosi sul sistema dell'oscillatore presente all'interno del theremin, ha sviluppato una serie di strumenti musicali, dei grossi sintetizzatori, che come potete vedere erano grandi quanto un appartamento. Quello in particolare era il Moog Champs, è stato uno dei primi prototipi con moduli custom fatto per un'università statunitense da Moog. Anche se sembrano molto complessi, all'interno di quel sistema lì i moduli sono abbastanza ordinati, hanno tutti una grafica molto semplice e lineare, sono tutti neri, squadrati, con i potenziometri belli grossi, e sotto c'è scritto che cosa fanno: il cutoff, resonance, ingresso audio, uscita audio, o gli oscillatori, cioè sono comunque abbastanza capibili. Moog, a differenza di Buchla, che è il suo antagonista, e si è circondato praticamente da musicisti, diciamo, più concreti, veri e propri musicisti. Ad esempio, uno dei musicisti che ha dato una mano a Moog a creare il sintetizzatore che noi conosciamo oggi e che usiamo tutti i giorni, è un bravissimo tastierista che è Keith Emerson. Non so se lo conoscete, ha fatto parte di un gruppo prog di Emerson, Lake e Palmer. E lui si portava dal vivo un sistema Moog Modular di queste grandezze, un po' più piccolo, però ha fatto un bel po' di live. Visto che lavoravano in stretta simbiosi, Keith Emerson era un musicista e capiva quali erano i problemi del tastierista, lui a Moog praticamente gli dava degli ottimi spunti. Ad esempio, insieme hanno creato il primo modulo di Glide. Il Glide praticamente adesso noi lo troviamo su qualsiasi tastiera, su qualsiasi sintetizzatore. Noi siamo abituati a suonare, poi ok, voglio fare un legato, c'è il Glide.
lo diamo per scontato, però prima non esisteva. Quando una persona doveva fare una serie di note, le note, il pitch delle note era staccato uno dall'altro, non c'era un minimo di unione. Quindi insieme a Moog lui diceva: guarda, io avrei bisogno di una cosa del genere che ti faccia una specie di legato tra una nota e l'altra, e Moog ha creato proprio il circuito del guide. Questa è una cosa molto importante, perché poi tutti i moduli che sono nati in casa Moog hanno avuto un imprinting molto rivolto al musicista, quindi erano rivolti a dei veri e propri musicisti, dei tastieristi che suonavano con una tastiera e si esibivano spesso dal vivo. Infatti poi, tramite questi grossi sistemi Moog e alcuni dipendenti della Moog Inc., è nato, diciamo, il Mini Moog. Il Mini Moog è nato per caso. Neanche Bob Moog sapeva effettivamente l'esistenza del primo prototipo di Mini Moog, perché i suoi dipendenti avevano assemblato un piccolo sistema modulare, perché pensate che un musicista non si può portare in giro per tutto il mondo una roba del genere, o è un'alta produzione e hanno un alto budget, oppure portarsi dietro 3 scaffali di synth è un po' difficile. Quindi praticamente i loro tecnici hanno assemblato per un bravissimo musicista che si chiama Sunra, è un bravissimo batterista jazz fusion, e hanno praticamente assemblato per lui questo piccolo prototipo. Il prototipo di Mini Moog, chiamiamolo così, era composto da una tastiera, un comando di glide e i moduli che i musicisti utilizzavano più spesso, che erano praticamente l'oscillatore, gli LFO, il filtro, l'inviluppo. Forse sto dimenticando qualcosa, però erano i moduli base, quelli che hanno notato i musicisti toccare più spesso. Soprattutto c'è da dire che in Moog vi era uno studio con a disposizione un Moog Modular ed era totalmente gratuito. Chiunque, qualsiasi musicista, stiamo parlando fine 60, inizio 70, non era una cosa tanto scontata trovare un sistema del genere, poteva andare a registrare le sue tracce all'interno della Moog con un sistema modulare. Poteva metterci le mani su, era comunque un sistema, erano dei sistemi importanti che costavano quanto un appartamento, non erano delle cose tanto diffuse. E lì hanno studiato appunto il comportamento delle persone, vedendo che tutti usavano il cutoff del filtro, tutti usavano l'oscillatore, lo switch d'ottava, l'inviluppo, e da lì hanno creato effettivamente il Mini Moog, che è stato un successo planetario e poi ha dato vita a tutti i sintetizzatori, al sintetizzatore come lo conosciamo noi. Dall'altra parte della costa americana invece c'era Donald Buchla, che era praticamente diciamo meno concreto di Moog. Lui era molto più sulla sintesi autogenerativa, non utilizzava le tastiere, aveva dei moduli che creavano praticamente dei voltaggi random. La fonte di incertezza è un modulo famosissimo di Buchla, e questo modulo crea praticamente due voltaggi che sono due intonazioni, come sono due, uno stepped, quindi senza il legato, uno con il legato, e possono essere assegnati a quello che si vuole, praticamente a due oscillatori o due filtri. Ti apre e chiude il filtro in maniera random, intona gli oscillatori in maniera random, creando comunque delle melodie ripetitive musicali. E questo era proprio totalmente l'antitesi di Moog, che era tutto ordinato, concreto, con questi moduli neri. Adesso vi faccio vedere un sistema a Buchla moderno. Come potete vedere è totalmente differente da quello Moog ordinato, nero, schematico. Buchla invece era molto molto più visionario, aveva tutte queste superfici di controllo particolari, moduli e moduli random, e soprattutto aveva abolito quasi del tutto la tastiera. Quando ho creato la tastiera, una delle prime tastiere è stata una delle prime tastiere sensitive. Quindi qui ho un esempio, questo tastierino della McNoise, praticamente premendo una pressione su questi tasti qui, che poi non sono dei veri e propri tasti ma sono delle spire, si può dare in uscita un voltaggio e quindi si può modulare un filtro, un oscillatore, quello che si vuole. È totalmente diverso dalla tastiera, dal triste, così. E comunque erano due scuole di pensiero diverse. Anche i Buchla costavano tantissimo, avevano dei prezzi relativamente alti, e soprattutto si narra che alcuni dei moduli più famosi, poi è vero, sono stati creati dai
dagli studenti di Donald Buchla. Era praticamente un professore dell'Università di Berkeley in California e si occupava di elettronica. Con questi suoi studenti praticamente hanno creato ad esempio la fonte di incertezza e alcuni dei prototipi dei low-pass gate, dei moduli più famosi. E questi ragazzi si narra che lavorassero gratis per Buchla per ripagarsi i loro sistemi. Comunque l'avrei fatto anch'io. E molte volte si facevano dei festini nel campus a base di LSD con questi sistemi che generavano musica autogenerativa e loro stavano lì a ballare. Cioè, perché dobbiamo suonare quando può fare per me una macchina in maniera. E ci sono anche le foto di queste feste. Se cercate in giro ci sono proprio foto storiche di questi grossi sistemi Buchla nel campus. Non so se lo dovevo dire, sono anche streaming, però purtroppo questa è la verità. Quindi, come potete vedere, anche dai moduli l'approccio è totalmente differente. E loro sono stati i primi, soltanto che Buchla non ha avuto lo stesso successo di Moog, perché non ha mai creato uno strumento piccolo, compatto e soprattutto che potesse essere comprato dalla gente comune e non dalle persone che avevano un budget da 100.000 dollari. Invece Moog, creando il mini Moog, è stato capace di entrare in tutte le case e poi ha dato al via all'era del sintetizzatore moderno che conosciamo noi adesso. Da lì molte case, l'ARP con i propri prodotti, l'ARP Odyssey ha copiato il mini Moog, veniva chiamato il mini Moog dei poveri e adesso comunque costa una bella cifra se lo trovate. E in Giappone c'è Korg con Korg MS20, la Yamaha aveva fatto il CS30, la Roland i primi SH, l'SH1 e l'SH09, primi monofonici classici, tutti ispirati diciamo ai synth di Moog. Invece Buchla fu seguito soltanto da Serge. Serge era un altro. Ho una foto di Serge. Un altro simbolo, diciamo, della musica autogenerativa. Questi sono dei sistemi Serge che avevano sempre comunque una loro dimensione e venivano venduti non a singoli moduli ma a pannelli interi. Tu potevi comprare un pannello intero dove all'interno c'erano due oscillatori, due LFO e due inviluppi, oppure due random, due sample hold, due noise e quattro LFO. C'erano varie configurazioni, c'erano le sequenze, le tastiere, però tu compravi un pannello intero. Invece sia Moog che Buchla potevi scegliere il singolo modulo. Lui è stato ha inventato gli slop generator, che sono praticamente questi qui, i MATS, sono praticamente degli inviluppi molto semplici che non hanno l'attack decay, sustain release, ma hanno soltanto l'AD, attack decay, quindi creano delle rampe, fondamentalmente sono delle rampe. Andando avanti con. Saltando, diciamo, tutta la parte dei sintetizzatori polifonici, i primi ibridi, pensate al DX7, alle varie serie polifoniche dei Juno, i Jupiter di Roland, quell'epoca lì ha fatto eclissare i vecchi sintetizzatori analogici. In quel periodo lì nessuno li voleva, soprattutto c'era gente, ragazzi, che faceva piano bar si comprava i Jupiter. E prima aveva il mini Moog, o magari l'MS20, non li voleva nessuno, li buttavano via 200.000 lire, 300.000 lire, perché dicevano posso portare questo pezzo di legno pesante quando è uscito il Jupiter che ha le memorie, cioè io cambia il suono, è fantastico, cioè pensate se devi esibire in un live. Cioè, non dico piano bar per carità, però potevi cambiare il preset e potevi iniziare un nuovo pezzo da zero, era fantastico, anziché stare lì a smanettare, cambia l'oscillatore, cioè era anche una questione di tempistiche molto veloci in fasi live. Quindi praticamente sono stati denigrati, scusate, e svenduti in quegli anni lì. Infatti chi ha comprato in quegli anni ha fatto gli affari, perché adesso comunque la maggior parte dei synth vintage analogici hanno raggiunto delle quotazioni stellari, non ho mai visto nulla del genere. Io ad esempio avevo delle macchine che ho comprato anni e anni fa, non tantissimi, però più o meno male ho un'esperienza con i sintetizzatori di più o meno una decina d'anni e allora si trovavano le 909, le 808 a 500 euro, 600 euro. Ne ho comprate un po',
adesso messa una neanche funzionante bene su eBay e si è chiusa a 2.800 euro. Cioè, mai me lo sarei aspettato. E quella era una 909. Se andiamo a vedere i Minimoog o i vari Elka Syntex, i Jupiter, 6-7.000 euro, cioè hanno raggiunto ormai delle quotazioni stellari, non sono inavvicinabili. Per fortuna che adesso comunque si è ritornati un po' sulla vecchia scuola. Come avete potuto notare, in questi giorni c'è stato il NAMM, non so se è una fiera dello strumento musicale americana più importante, e molte aziende, come ad esempio la Korg, che aveva già rifatto l'MS-20 Mini, aveva fatto quello normale, adesso ha rifatto anche l'ARPA Odyssey, che era un clone dell'MS-20, del Minimoog dell'epoca. E molte aziende stanno ritornando, diciamo, ad analogico, al classico, al vintage, e molti di questi prodotti che ci sono adesso sul mercato hanno le interfacce, non so se avete visto, le interfacce MIDI to CV, ossia hanno l'ingresso MIDI, hanno l'ingresso USB e hanno anche queste uscite in control voltage. Sono dei piccoli jack, molte volte sono questi qui praticamente, sono da un pollice e 8, e servono appunto per mandare dei controlli in voltaggio. Quindi altro non è che mandare il segnale puro che esce da un LFO, è un segnale elettrico che ha una polarità più o meno 9 volt e viene mandato fuori. Questi sono analogici, lo inserisci all'interno del filtro, il filtro si apre e chiude a tempo in base a quello che stai facendo sul tuo sintetizzatore moderno, diciamo. Ce l'hanno tutti, addirittura c'è il Beatstep adesso, l'Arturia, che ha l'uscita MIDI to CV, ragazzi, cioè, ed è molto comodo perché comunque è piccolissimo, si autoalimenta, li mandi fuori il CV e puoi creare, diciamo, un semplice sequencer. Adesso vi faccio magari l'ultima parte dei cenni storici, perché ci tengo tanto a farvi capire come si è passati da questo tipo di macchine, che comunque in ogni caso Moog adesso è avvicinato, cioè si può comprare, ma Buchla è rimasto sempre agli stessi standard per anni, e comunque comprare un sistema Buchla costa più o meno 20.000 euro, un sistema completo. Io ai tempi volevo un sistema Buchla, però non c'avevo 20.000 euro da spendere. Ho detto, oh, caspita, però ci sono alcuni moduli interessanti, molto sperimentali, così e con là. E proprio in quegli anni lì, stiamo parlando 2006, più o meno, sì, 2006-2007, dopo che Doipfer negli anni 90 aveva creato questo standard Eurorack, perché Doipfer praticamente lavorava in una ditta di componenti elettronici dove assemblavano dei pannelli a rack, con le viti da mettere in the rack, con dentro dei macchinari da laboratorio, dei tester fondamentalmente. E quindi lui aveva a disposizione questi rail di una grandezza ben definita e questi spazi, poi sono 3 unità rack, aveva a disposizione questi spazi qui, quindi lui ha stampato un pannello di questa forma e ha detto, ok, questa è la grandezza che userò per fare i miei moduli, e ha iniziato a ricopiare i moduli di Moog, tutti quelli classici, gli oscillatori, i filtri, gli LFO. Quindi per puro caso ha creato questa unità, questa grandezza rack di 3U. Ha creato un'alimentazione che è a più o meno 12 volt e ha iniziato a fare i moduli. Era l'unico, quindi diciamo, infatti erano chiamati Eurorack proprio perché era il formato europeo. Diciamo, erano gli unici in Europa allora, negli anni 90, a fare modulare. Sì, c'era qualcuno, però era quello un po' più conosciuto, piccolino, gli americani l'hanno dato l'Eurorack. E quindi così è nato negli anni 90 questo formato qui. All'inizio c'era soltanto Doipfer che faceva moduli per Eurorack, invece oggi ci sono almeno 50-60 produttori diversi che condividono tutti lo stesso formato, la stessa grandezza. Tra questi, fino al 2000, 2002, 2003 non c'era tanta gente in giro, c'era solo Doipfer che rifaceva le cose Moog, sì, modulari, però comunque erano sempre delle cose molto classiche, non potevi spaziare tantissimo. Io allora avevo una caterva di sintetizzatori, cioè tutti la serie MS della Korg vecchia, i Roland, il SH-101, avevo l'infinito di questi sintetizzatori vintage, li usavo, mi divertivo, però erano sempre le tastiere. Quello che vuoi fare, sì, ok, cioè hanno dei bellissimi suoni, per carità, però un po' mi ero stancato, vedevo che le cose che stavo facendo in quegli anni lì, sì, avevano comunque suonavo in un certo modo, però non era una cosa che
non mi soddisfaceva, non c'era quel... ero molto molto appassionato di questi moduli Bucla, che ero proprio affascinato quasi, perché comunque, come abbiamo visto, cioè, basta guardarli, cioè, non lo so, sono praticamente è un sistema che vive di vita propria, è bellissimo. Poi intrigavo questo fatto dei cavi, poter fare tutto il percorso del canale audio e del canale di voltaggio tramite i cavetti, era una cosa molto affascinante, perché dicevo, caspita, quanto sarebbe bello prendere magari questo sequencer e, anziché sequenziare l'oscillatore, vorrei sequenziare ad esempio un inviluppo, oppure, ma visto che ad esempio questo modulino qua, che è il questo AD, attacco di che, vedete come lampeggia? Non so se si vede, sì. Adesso è in modalità cycle, quindi lui, una volta che riceve lo start, inizia a ripetersi. Ogni volta che la rampa finisce, praticamente riparte da zero. Quindi più è corta la rampa, più velocemente si aprirà l'inviluppo. Più è lunga, più lungo sarà il tempo del ciclo, quindi praticamente passa e riparte. Allora, se tu hai la possibilità di pilotare in voltaggio questi due potenziometri, lo sto facendo con la mano adesso, ma se io ti mando un sequencer, posso decidere la velocità praticamente vedete che cambia il modo in cui lampeggia. Il più lento, oppure li posso pilotare ambedue, vedete? Poi mettete che questo inviluppo lo mando all'interno di un wave folding, che è una specie di filtro, però poi lo andremo a vedere. Prendo l'uscita. Adesso il potenziometro è tutto chiuso, con questo potenziometro qui decidiamo quanto segnale dell'inviluppo far entrare per aprire il folding. L'apertura di questo wave folding la decide appunto la D, questo semplice attack decay. E io lo sto pilotando tramite il sequencer, quindi anziché mandare l'intonazione della nota, io li sto facendo aprire e chiudere l'inviluppo a mio piacimento con un sequencer, quindi lo metto tutto a zero. Solo la prima nota. Cioè, ho creato già una specie di ritmo base. Non li voglio mandare l'inviluppo, li mando l'onda quadra che genera, perché questo inviluppo AD, ogni volta che chiude il suo ciclo, dà un'onda quadra out, che era una cosa classica dei Bucla, lo facevano quasi tutti i Bucla. Ad esempio Moog Modular non aveva una roba del genere. Lo mando direttamente allo strike in, un altro modo di interpretare, diciamo, i moduli classici. Cioè, una cosa del genere, sì, col Moog Modular più o meno forse ce la facevi a farlo, ma non era proprio la stessa cosa. Quindi in un attimo puoi praticamente sbizzarrirti e fare delle cose che non si poteva, cioè nessun sintetizzatore ti permetteva di fare. È una cosa che magari adesso do per scontato, ma prima era impossibile fare una cosa del genere, cioè dovevi cervellare per creare una cosa del genere, oppure lo potevi fare con una specie di LFO, ma era tutto molto diverso. E comunque la cosa che mi appassionava di queste macchine era proprio questo, che tu potevi creare il tuo cablaggio interno, perché non sono synth precablati, i moduli non comunicano tra di loro, comunicano solo con questi cavetti qui. E all'interno di un sistema Eurorack fondamentalmente c'è
ci sono vari tipi di segnale, ma sono tutti compatibili tra di loro. Cioè i segnali in voltaggio, positivo e negativo, che vengono utilizzati, ad esempio pensiamo nell'FO. L'FO, una fase positiva, una fase negativa ciclica, con le varie forme, più o meno 9 volt. I trig e i gate, che sono praticamente delle... Il trig è un'onda quadra di durata veramente piccolissima, che serve a dare praticamente l'in, tipo moduli drum, hanno tutti in ingresso praticamente un trig in. Tu li mandi dentro, l'uscita magari del sequencer, del gate, che è un piccolo trig, ogni volta che ricevono quest'onda quadra si accende o spegne. Si accende o spegne il modulo che fa i suoni di drum, si attiva o si disattiva la DSR o la D. Il gate invece è un'onda quadra un po' più lunga e la grandezza è dovuta da quanto tempo io tengo schiacciato il tasto. Quindi di solito si viene usata per gli ADSR. E il sustain, quando ci ho schiacciato, legge il gate, stacco e c'è il release. Quindi abbiamo detto trig, gate e positivo e negativo, segnale di voltaggio classico, che serve per pilotare i filtri, pilotare gli oscillatori e quant'altro. Quindi bene o male sono molto semplici e soprattutto non c'è una divisione come nei sistemi Buchla, che vi è una divisione del voltaggio e una divisione dell'audio. Qui un LFO lo posso tranquillamente cablare nel sistema audio, nel mixer, e suona, non dà nessun, cioè suona male perché comunque però ad esempio questo qui è un LFO. A bassa frequenza io posso alzare, cioè posso aumentare la velocità dell'LFO e andremo verso la banda audio. Quando la velocità sarà tale, sì, adesso in banda audio, se io prendo il sequencer che stavo utilizzando prima per aprire e chiudere questo AD, uguale. È un LFO questo suono. Non è bellissimo, però con qualche accorgimento forse si riesce a... usando questo riverbero qui sempre della McNoise. Adesso stiamo sentendo l'onda quadra, ma questo è l'FO, ha anche in uscita il trapezio di cui parlavamo prima. Gli do questa uscita e vado ad esempio a modulare un parametro qualsiasi di questo riverbero, uno a caso, ad esempio il pre-delay. La grandezza della camera, ce la possiamo usare a nostro piacimento per modulare. Una cosa del genere. Se
secondo me è fantastico suonare così, tutto è totalmente diverso dal sequencer, metti il pallino, c'è la cassa.